Un laboratorio che è stato possibile mettere in piedi grazie all'Arti Puglia, alla Regione e alla Misura Laboratori dal Basso e grazie ai partner che ci hanno accompagnato nell'organizzazione di questo workshop, ovvero Venticentesimi e la cooperativa Giornalisti Indipendenti di Lecce, Expadda che ci sta ospitando in questi 2 giorni, Locopress Industria Grafica, che è una tipografia e casa editrice di Mesagne, e poi c'è anche Lecce Capitale della Cultura 2019. E saranno 2 giorni abbastanza intensi, abbiamo deciso di concentrare tutto in 2 giorni sia perché comunque è un laboratorio dedicato ad un campo in cui quasi sempre la gente è molto molto impegnata, quindi riuscire a liberare 2 giorni per seguire un laboratorio, probabilmente si riesce insomma ad organizzarsi, ad organizzare il tempo. Niente, questo è quanto. I docenti sono Roberto Zarriello, giornalista, esperto di web journalism, vice direttore della testata RestoAlSud.it, collaboratore anche di Huffington Post e altre testate, Massimo Nava, coach, social media manager, il fautore della community Artlandis Webinar. Trovate online molti dei suoi seminari. Stamattina in particolare parleremo di innovazione nell'editoria con Roberto Zarriello e insomma lascio la parola a lui e buon corso. Ciao ragazzi, benvenuti. Col microfono sono a posto. Ringrazio Antonio, ringrazio Maura. Ringrazio chi ha voluto organizzare questo evento in una location che merita davvero. Credo che sia un esempio di come l'innovazione possa nascere anche dalla tradizione, dalle cose che già esistono. Bisogna solo pensarle in un modo diverso. Perché poi forse questo è il concetto vero di innovazione, è forse il concetto vero di innovazione su cui dovremmo puntare per il rilancio di una regione straordinaria quale la Puglia, ma del sud e dell'Italia in genere, probabilmente. Detto questo, che c'entra poco con, o forse c'entra tanto, con il seminario, passiamo, diciamo, alla parte che ci interessa di più. Beh, sostanzialmente è chiaro che pensare a quali possono essere gli scenari. Più che futuri, io parlerei di presente, perché ormai il giornalismo è profondamente cambiato, è cambiato da anni, e sono cambiate non le regole del mestiere, perché io credo che chi fa il giornalista lo fa sulla base di tutta una serie di regole, mi riferisco alla deontologia di questo mestiere, che sono immutate nel tempo, quindi non è quello che cambia. Cambia la produzione e la distribuzione dei contenuti. Fondamentalmente abbiamo più piattaforme a disposizione. E bisogna capire che lo stesso contenuto deve essere adattato a queste piattaforme e a questi canali. La parola d'ordine, che sarà credo un po' l'hashtag di questi 2 giorni, è secondo me cross-medialità. Il giornalista moderno è un giornalista, e io oserei anche dire è un comunicatore cross-mediale. È un comunicatore in grado di scrivere per un blog, per una testata cartacea, di pensare a 140 caratteri per un tweet costruito non a caso, ma secondo alcune regole. Parliamo chiaramente della costruzione non di un tweet, no, non di tweet che riguardano chiaramente la vita personale, il tempo libero, ma la costruzione di tweet che ad esempio possono precedere la pubblicazione di un pezzo, cioè quei 140 caratteri che introducono un pezzo. O su Facebook il post che deve essere breve, ma chiaramente, come sapete, non deve essere per forza di 140 caratteri. E su Facebook parliamo di quelle 3 righe che precedono appunto il post.
prima di capire qual è il contesto in cui ci stiamo muovendo, avendo messo la cross-medialità come regola di base dalla quale partire per cercare di capirci e per cercare di capire anche in che direzione stiamo andando, io credo che sia fondamentale trovarci d'accordo anche su un'altra regola. Quando parliamo di giornalismo moderno, di giornalismo digitale, parliamo di giornalismo fondamentalmente in rapporto ai social media. E se questa giornata di oggi sarà più rivolta al mondo dell'editoria digitale, a capire quello che sta cambiando, come cambiano le regole, cercheremo di vederlo anche da un punto di vista pratico, nella giornata di domani l'amico e collega Massimo Nava entrerà più nello specifico proprio su ciò che riguarda le tecniche di gestione di un social network o di un social media, perché poi non sono la stessa cosa, molto dipende da come vengono utilizzati, fondamentalmente possono essere dei media, ma il punto vero, che è quello da cui stavo partendo, è che dobbiamo pensare, se immaginiamo a Facebook, a Twitter, a Pinterest, a Foursquare, a LinkedIn, a tutti i social come ad uno strumento professionale per un blogger, per un giornalista, per un comunicatore, dobbiamo pensarli non come discariche di link, ma dobbiamo pensarli come piattaforme su cui distribuire i link con una strategia. Vi dico subito che io non sono favorevole a strumenti tipo HotSuite, no, quei software che ci consentono, i programmi ci consentono di spammare o spalmare, forse spammare è il termine giusto perché rende di più, link ovunque, ma io credo che invece sia importante pensare ai contenuti della testata, ai diversi pezzi pubblicati su quel sito di informazione come pezzi che vanno distribuiti su una piattaforma piuttosto che su un'altra secondo una strategia precisa. Cerco di essere più pratico. Se io sono Corriere.it e sto facendo un'inchiesta su come cambia il mondo del lavoro o sulle nuove professioni o comunque un'inchiesta che riguarda il mondo dell'economia o della finanza, è chiaro che probabilmente quel link postato su LinkedIn può avere una redditività migliore e quindi essere anche viralizzato meglio, perché il target di riferimento è quello giusto. Se faccio un'inchiesta che riguarda più la massa, che riguarda un target che sia il più ampio possibile, probabilmente invece diventa Facebook lo strumento migliore. Così come se sono una testata di informazione, probabilmente in linea generale invece Twitter il profilo migliore che io possa utilizzare. Però io parto dal presupposto, per quanto oggi sia un po' così, no? Ci dicono che Twitter sia lo strumento dei giornalisti, dei politici, dei VIP, dei personaggi conosciuti, Facebook sia lo strumento della massa in genere, un po' come se Facebook, quando a fare un paragone, lasciatemelo passare, un po' come se Facebook fosse la TV commerciale e Twitter fosse la TV di nicchia, pensate ai canali tematici di Sky o a cose così. Ci può stare, cioè in linea di principio io posso immaginare questa differenza, perché Facebook sotto questo punto di vista si presta di più ad essere una discarica di link, così come la TV commerciale si presta ad essere anche una, molto spesso, non sempre, una discarica di tante cose. Twitter ha bisogno di un ragionamento più preciso, ha bisogno di una comunicazione più verticale a seconda di quella che è la comunicazione che prediligo, e ci sono tutta una serie di regole che chiaramente possono poi essere più o meno applicate. Non è un caso che Facebook e Twitter negli ultimi sei mesi si siano, forse qualcosa in più, si siano trovati d'accordo sull'importanza dell'hashtag, perché l'hashtag chiaramente mi consente anche a livello visivo, attraverso la ricerca su Twitter piuttosto che su Facebook, mi consente di capire quanti post ci sono
legati a quel determinato argomento, a quella determinata parola, e mi consente come giornalista, ma come utente in genere, anche di avere un quadro più o meno preciso di quello che è lo stato dell'arte in rete relativo ad un certo tipo di informazioni. Esistono degli strumenti che secondo me non sono innumerevoli, cioè nel senso che secondo me il problema non è la conoscenza di un plugin di WordPress, che come molti di voi sapranno è la piattaforma più utilizzata al mondo per aprire un blog, per gestire un blog. Però non è un problema di plugin o un problema di tecnica di gestione di un social network, è secondo me un problema di cultura, di mentalità, dell'idea con cui io ho un determinato approccio a quello strumento. Perché nel caso in cui io sia una testata locale, probabilmente prima di aprirli questi benedetti profili, perché io a cena ieri con loro dicevo, ma era ovviamente una provocazione, però dicevo, quando si tratta di siti internet, di blog di informazione, o quelli che hanno la pretesa di esserlo, perché poi magari bastasse avere l'idea, poi bisogna vedere quali contenuti proponi e soprattutto il pubblico che ti dice se i tuoi contenuti hanno un valore, perché altrimenti chiudi. Però così come provocazione dicevamo ieri che forse quando si tratta di informazione i domini fondamentalmente costano troppo poco, cioè in questo senso c'è troppa libertà di aprire un sito e di dire io sto facendo informazione. E questo è un concetto su cui, non perché, perché poi è giusto che chiunque possa aprire un blog e proporlo anche come strumento di controinformazione. Però è anche vero che esistono delle regole con cui vanno costruiti i contenuti ed esistono delle responsabilità. E quindi bisogna ricordarsi che il mestiere del comunicatore, anche attraverso i social, deve partire dall'etica, ma deve partire soprattutto, secondo me, giornalisti o non giornalisti, perché su questo io non farei distinzione, il blogger è uguale sotto questo punto di vista. Bisogna partire dalla responsabilità con cui io posto. Cioè io non posso pensare di postare con leggerezza, non posso pensare di aprire la fanpage di un giornale o di una testata di informazione semplicemente perché che ci vuole, bastano 5 minuti per farlo. Sì, però probabilmente ti servirebbero dei giorni o addirittura delle settimane per capire che utilizzo ne vuoi fare di quella fanpage. Soprattutto quando io resto chiaramente nel campo, nel recinto delle fanpage, diciamo a sfondo, a contenuto editoriale, perché sono quelle che ci interessano in questa sede, però vi potrei dire che fondamentalmente lo stesso discorso riguarda anche le fanpage di un'azienda piuttosto che i profili di un ente pubblico. Esiste una policy, una serie di regole che vanno rispettate anche nella gestione dei social network. Le multinazionali in America e anche alcune aziende in Italia sono partite da un documento con cui si tracciano le linee guida per l'utilizzo dei social media per quanto riguarda l'azienda, e non si può andare fuori da quei paletti, perché è giusto che sia così, perché altrimenti il social media manager avrebbe un potere enorme, che secondo me ha, perché un social media manager può, secondo me, rovinare o addirittura distruggere l'immagine di un'azienda. Cioè dobbiamo capire che come le web TV, i social media, i blog possono dare visibilità ad una testata di informazione piuttosto che ad un ente, ad un'azienda, possono anche chiaramente comprometterne con danni irreparabili l'immagine. Quindi per questo io mi soffermo sul senso di responsabilità con cui andiamo a postare, perché io credo che questa sia la prima regola, capire che cosa voglio fare e come voglio farlo, quali sono gli obiettivi, prendere carta e penna e dire questi sono i 10 punti, le 10 strategie su cui io voglio basarmi per la gestione dei miei social network, che è una cosa che mi piacerebbe fare con voi nel pomeriggio, immaginandoci di essere una redazione che si occupa di un argomento specifico, ma poi vi spiegherò meglio. Però è questo, secondo me, che dobbiamo, su cui dobbiamo riflettere, sul senso di responsabilità e sulla strategia editoriale.
Perché guardate, quando io decido di... Non vedo perché ci debba essere un'attenzione minore o diversa rispetto, ad esempio, alla decisione di chi decide di aprire una testata mensile cartacea. Beh, io credo che chiunque ci sia passato, non so se avete avuto questa, il piacere di vivere questa avventura, però prima di decidere di aprire un mensile piuttosto che un settimanale, io faccio uno studio, guardo vado in tipografia, vedo quanto mi costa stamparla, ma soprattutto cerco di capire quali sono i contenuti che devo mettere in questo magazine cartaceo. Perché io ho un costo, cioè la tipografia mi costerà 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 euro a seconda delle copie, a seconda di tante cose. Il grafico è un costo e quindi io mi faccio tutto un ragionamento preciso perché dico, se devo uscire con un prodotto editoriale deve essere un prodotto che sta sul mercato, che è diverso dagli altri, che va a riferirsi ad una nicchia o a un territorio specifico e che quindi abbia un senso. Perché altrimenti questi 4.000 euro per fare il primo numero del mio magazine non li spendo. Allora qui probabilmente il freno sono i 4.000 euro. Sul web tu dici costa 30 euro, ci provo, costa 30 euro il dominio, lo apro, vediamo che succede. No, perché altrimenti veramente sembra i social diventano una discarica di link che hanno un poco senso, perché hanno poco senso i contenuti, e il blog diventa uno spazio che la gente ci andrà e dirà ma chi sono, cosa fanno, cosa vogliono. Perché chi ha un minimo... guardate, se c'è una cosa che io riconosco nella rete è sicuramente un maggiore senso critico dell'utenza, perché l'utente, a differenza di media, adesso non voglio fare discorsi sociologici che avrebbero poco senso, però la televisione in qualche modo siamo stati tutti quanti abituati a subirla, perché come mezzo di comunicazione chiaramente si presta a questo tipo di dinamica. Sul web c'è sicuramente questa partecipazione, l'utente che diventa anche protagonista del processo di informazione. E quindi io credo nell'intelligenza di chi naviga in rete e credo nella possibilità di far capire quando un contenuto ha un valore diverso rispetto ad un altro. Perché dovrei venire sul tuo blog? Perché dovrei venire sulla tua web TV? Perché dovrei venire sul tuo sito? Qual è il motivo per cui tu sei meglio di un altro? Nel mare magnum dell'informazione online, a me lettore, a me navigatore, servono delle bussole per orientarmi. Queste bussole, che non sono soltanto Google e gli altri strumenti della rete, devono essere anche dei punti fermi che io trovo su una testata di informazione. E il punto fermo è la caratteristica che corrisponde alla strategia editoriale di quel blog o di quella community o di quel sito di informazione. Se il vostro target di riferimento non capisce cosa state facendo e non vi riconosce questo valore, state certi che non avrà futuro il vostro progetto editoriale, perché non può avere futuro un progetto editoriale in cui non c'è una partecipazione, un coinvolgimento anche emotivo di quella che è la community che partecipa al progetto, perché il lettore partecipa al vostro progetto e in qualche modo, passatemi il termine, anche un socio del progetto, perché il suo click vi consente di sopravvivere. In alcuni casi, non sempre, perché poi i modelli di business in questo senso parlano chiaro. Però se io non parto dal presupposto che questa community deve esserci e deve avere un valore specifico, perché poi la nicchia non è soltanto la nicchia verticale, cioè decido di parlare di Brindisi dal punto di vista della green economy piuttosto che del turismo, piuttosto che della politica. La nicchia è anche geografica. Io posso decidere di fare un blog in cui si parli di San Vito dei Normanni e non di tutta la provincia di Brindisi. Magari io farò più visite, avrà più senso e anche il modello di business potrebbe essere più coerente. Non è detto che parlare per forza di tutta la provincia di Brindisi sia più conveniente. Anzi, io direi che probabilmente è esattamente il contrario, a meno che io non abbia la possibilità di coprire la provincia di Brindisi con dei corrispondenti. Ma questi corrispondenti che lavoro faranno? Faranno il lavoro che fa il corrispondente dell'ANSA? Beh, allora sulla cronaca ci arriverà prima l'ANSA, ci arriverà prima
il quotidiano, ci arriverà prima la televisione locale, perché sono strutturati da sempre per arrivarci prima. E quindi se non è uno e l'altro ci arriveranno prima di voi. Quindi che cosa faccio? Quali contenuti propongo? E questo è il punto. Come mi differenzio dalla massa? E queste sono domande a cui proveremo. Certo, dare la risposta in 2 giorni mi sembrerebbe miracoloso, però diciamo che possiamo provare a ragionarci. Se parliamo di tutto ciò, poi mi piacerebbe anche conoscere meglio voi, ma tanto abbiamo tempo per farlo e mi piacerebbe anche ascoltare le vostre storie e capire bene anche i motivi per cui vi approcciate a questo corso, ma anche se avete delle idee pratiche dal punto di vista editoriale che state realizzando, che volete realizzare, perché questo tipo di confronto mi interessa particolarmente. Il declino del mezzo stampa, io credo che ormai sia un dato certo. Molti dicono che purtroppo è una situazione davvero drammatica. Adesso io non voglio andare a parlare nel dettaglio di quello che sta succedendo, però le vedete, televisioni private, anche importanti, che in Puglia chiudono giornalisti in cassa integrazione, licenziamenti, la situazione è quella che è. E non è soltanto perché non arrivano più i fondi dell'editoria dal governo, è perché è cambiato il mestiere, sono cambiate le regole. E allora, se prima la televisione locale a ora di pranzo era l'appuntamento immancabile per il TG, oggi le stesse notizie le hai viste prima alle 10:30 la mattina su Facebook o addirittura sul sito locale che ti ha messo anche il video. E quindi questo un po' stravolge le regole, perché se pensiamo che 24 milioni di italiani massimo sono iscritti a Facebook, più o meno questi sono 27 milioni di italiani sono iscritti a Facebook. Anche se poi bisogna scindere anche il dato tra quelli iscritti e quelli che frequentano, perché gli iscritti sono molti di più, quindi diciamo che si arriva a 20 milioni di profili, poi sono quelli più o meno attivi, sono la metà, però è un bel numero, è un bel numero. E questo numero fa pensare che chiaramente c'è molta gente che non utilizza, è strano, ma è così, non utilizza Google, va su Facebook, si collega dallo smartphone, dal tablet o dal computer di casa e va direttamente su Facebook. E quindi Facebook è diventato un po' come il computer in redazione con le veline, con le ANSA che scorrono. Il senso giornalistico è completamente diverso, perché le due cose non possono essere paragonate. Il lancio delle agenzie ha dei criteri giornalistici, l'aspetto cronologico, la tipologia di notizie, su Facebook è un po' tutto a caso, però la verità è che prima era il giornalista ad avere accesso alle informazioni prima degli altri, adesso succede qualcosa, un incendio, un qualsiasi episodio di cronaca, io magari rischio di trovare qualcosa prima sui social che sulle testate di informazione. Questo è il cambiamento, perché di questo stiamo parlando e io credo che non possiamo ragionare se non partiamo da questa logica. Quindi c'è un declino della stampa, perché i quotidiani cartacei in edicola non si vendono più come prima, perché la gente dice: perché dovrei comprare il cartaceo se le stesse informazioni le ho lette il pomeriggio precedente o la sera precedente? E qui sono iniziate tutta una serie di ragionamenti sul futuro dei giornali cartacei. Repubblica e Corriere provano ad essere dei quotidiani che diventano magazine e che puntano sempre di più sui dossier, sulle inchieste, sulle pagine cultura, perché o dai questo al lettore e quindi riducono la fogliazione, ma cercano di dare dei contenuti diversi, perché se li dai soltanto la cronaca, allora veramente non ha ragione di esistere il giornale cartaceo, perché tutto ciò che mi potevi dire io probabilmente lo so già. Perché lo spam di informazioni è notevole e io posso trovarle ovunque. Quindi questo credo che sia un primo punto che ci fa capire perché la mattina, andando dal nostro edicolante, lo troviamo
abbastanza depresso e ci dice che magari da qualche anno le copie non si vendono più, le copie dei giornali cartacei. Ci sono strani casi di, penso a qualche, girando per occasioni simili a questa, noto che ci sono invece racconti di televisioni locali che, mi è capitato in Molise, che continuano ad avere un forte radicamento sul territorio, quindi continuano ad essere particolarmente viste, così come ci sono casi di giornali locali che continuano ad avere un loro senso specifico e continuano a vendere copie. Però qual è secondo voi, proviamo a ragionarci insieme, qual è secondo voi l'elemento per cui c'è una televisione locale che sopravvive e altre 100 che muoiono? Perché quella televisione locale? Perché in Molise non hanno il collegamento a internet e quindi guardano la televisione locale? Assolutamente no. Può esserci un problema di diffusione della banda larga e quindi questo comporta tutta una serie di problematiche. Però perché c'è un giornale locale che riesce a collegarsi meglio al territorio piuttosto che una televisione locale e altri 10 che non ci riescono? Proviamoci a riflettere insieme. Tanto non si paga per la risposta, è un laboratorio e stiamo ragionando coralmente. Molto probabilmente per i contenuti, perché? Perché sono più specifici, sono indirizzati a quello che la gente va cercando del posto. Sì, dovremmo. Lui dice il contenuto è ciò che in qualche modo richiama di più l'attenzione del lettore o del telespettatore in quel particolare territorio. Probabilmente c'è anche chi resiste, chi c'è da più tempo. Cioè una sorta di fedeltà del lettore rispetto alla testata. Cioè. Mi rendo conto che poteva capitarvi una velina migliore, però vi dovete accontentare. Allora, noi in provincia di Lecce abbiamo il Nuovo Quotidiano di Puglia, che è un giornale cartaceo molto radicato e che negli ultimi anni, a differenza di altre esperienze, è cresciuto molto, mentre intorno gli morivano giornali cartacei quotidiani o venivano, come dire, ridotti nella loro dimensione, nella loro importanza. Penso a Il Paese Nuovo che ha chiuso e a la Gazzetta del Mezzogiorno dell'edizione di Lecce che nel frattempo hanno chiuso due televisioni locali del Salento e un'altra, quella un po' più grande, ha comunque ridotto il numero di redattori e di giornalisti. Quindi il Quotidiano di Puglia a Lecce, per esempio, da un lato ha raccolto una maggiore domanda di informazione che gli altri media non riuscivano più a soddisfare perché sono venuti meno, e dall'altro lato però penso che il Quotidiano di Puglia abbia tenuto e sia cresciuto anche perché si è posto, al di là di come la si pensi nel merito, come il media che dà il crisma dell'ufficialità è un po' la porta d'ingresso nella sfera pubblica locale. Cioè, se qualcosa esce lì, esiste credibilità. Come è l'interlocutore diretto sostanzialmente della classe dirigente locale, e in più ha cominciato da un paio d'anni a questa parte, da quando è cominciata la crisi dell'editoria, anche timidamente rispetto ad una linea editoriale precedente, ad essere propositivo rispetto a delle cose concrete da fare in città. Che ne so, la chiusura del centro storico, ha fatto delle, chiamiamole così, piccole battaglie. Stiamo parlando di un giornale che è sempre molto istituzionale, quindi non è un giornale, tra virgolette, troppo scomodo per la classe dirigente locale, però ha assunto, come dire, un profilo di attivismo, di protagonismo diverso nella sfera pubblica. Cioè non è solo una bacheca, come possono essere tanti siti locali dove il politico manda il comunicato e così com'è esce, cioè è in parte anche quello, però ha avuto un piccolo scatto che insomma lo ha reso
un po' più protagonista anche del dibattito, non è solo come dire, un giornale che rappresenta il dibattito. Io ho visto questo, quindi diminuzione dell'offerta di informazione e ha capitalizzato, e in più un cambiamento del, cioè sai perfettamente cosa ti devi, cosa ti aspetti quando compri il quotidiano, e cioè le cose importanti, quello di cui si parlerà, sta lì. Non so se sono... No, hai detto delle cose estremamente interessanti su cui adesso torniamo, che in qualche modo si legavano. Posso sapere il tuo nome e di cosa ti occupi? Io sono giornalista Alberto Melli. Lavori per il quotidiano? No. No. Se no sembrava tutta una marchetta. No, io sono il nostro gruppo cercava di rappresentare un'alternativa. Io sono il direttore di 20 centesimi. Ah, ok, sì, me ne hanno parlato. Sì, ieri con la scusa di portarmi a cena mi hanno già descritto tutto il panorama mediatico locale, quindi era un tranello, però mi serve oggi perché già conosco molte situazioni. No, io credo che si possa riassumere tutto con il semplice termine di marketing poi alla fine, perché l'informazione è diventata un prodotto, il prodotto deve soddisfare dei bisogni, e quindi se io devo, per riprendere quello che dicevi tu prima, non è il problema secondo me dell'affollamento e nel senso anche della poca credibilità di un, come dire, anonimo blogger che magari pubblica online a basso costo, anzi quello secondo me è un vantaggio, perché c'è tanta gente brava che invece con l'ostacolo del prezzo o delle redazioni che sono chiuse, perché sappiamo benissimo come funziona comunque il settore dell'informazione, chiaramente non ha possibilità di esprimersi. Ma se fa un prodotto che incontra il bisogno della gente, quindi di approfondimento, di informazione vista da un altro punto di vista, di spiegazioni diverse, di specializzazione su un target, eccetera, lui incontra dei bisogni, se riesce a soddisfarli in funzione anche, come diceva lui, crearsi un brand, cioè diventare poi nel tempo una persona credibile o comunque un sito credibile, a quel punto c'è spazio. Il problema è che oggi io vedo l'informazione molto lontana dal vedere il discorso del che cosa serve nella nicchia, salvo ovviamente alcuni casi. Vedo che molti, il famoso discorso sempre del why marketing, cioè del perché io devo leggerti o devo comprarti o devo seguirti, probabilmente molti, proprio per le barriere basse, non se lo pongono. Ma le barriere basse non possono essere viste poi come un il problema. Cioè, il problema è che, parliamoci chiaro, oggi c'è tanta informazione, come diceva l'overload information, no? Troppa informazione uguale a nessuna informazione, e quindi bisogna dare molte motivazioni in più per poter leggere. Quindi probabilmente se l'editoria si vede più come azienda e meno come elite, come cattedra dalla quale poi vengono riversate le informazioni sul mercato, forse tanti di quei problemi che vedo lì hanno più senso, perché uno si pone, come dicevi giustamente prima tu, prima di scrivere qualcosa mi devo porre il perché, a chi lo voglio scrivere, che obiettivo voglio raggiungere, perché giustamente si va verso il settore della comunicazione, non tanto soltanto della semplice informazione come prodotto, usa e getta, insomma. Altre osservazioni? Immagino che tu sia anche tu un collega, no? Ti occupi di comunicazione, di marketing? Io mi occupo di marketing. Ok. E sono autore di libri, ho un blog molto specializzato. Quali? Quindi, Sei in streaming, fatti un po' di pubblicità. No, no, va bene, non mi interessa. No, non c'è bisogno, non sono qui per questo. No, io ho una passione, scrivo dei libri, mi sono autopubblicato, ho fatto prima con editori nazionali, ho scritto due libri con editori nazionali, adesso mi sono autopubblicato con il self-publishing, quindi vendo da Amazon e cose, quindi il mondo è completamente cambiato. Io ho sempre prediletto il rapporto diretto con i lettori, il blog l'ho aperto con il primo libro proprio perché per me serviva parlare con i lettori, non semplicemente parlare di un argomento che insomma è anche abbastanza delicato. Però contestualmente mi occupo di marketing perché ho una società da 25 anni che fa marketing, adesso mi sto anche specializzando nel marketing editoriale proprio perché intravedo questi cambiamenti. E poi vabbè, sviluppo piattaforme su web perché originariamente ero un informatico, 30 anni fa ero un informatico. Oh, se dovesse decidere di diventare una cooperativa editoriale dopo questi due giorni, lui fa il redattore, lui è il responsabile marketing, e secondo me le troviamo tutte le figure. Non so se fa qualche grafico, perché se no c'è Massimo che... Ah, c'è anche lui, vedi? Allora ci siamo quasi. Altre osservazioni?
Diciamo che bastano e avanzano quelle che stiamo facendo insieme. Io credo che emergano tanti punti importanti rispetto a, a quello che voi due avete detto. Avevo una curiosità, quante copie vende il quotidiano, se magari è un dato che hai? Anche se non è un dato. Hanno sì, fatto dovete delle... fare una gestione microfono. Sono cresciuti molto negli ultimi due anni, mentre gli altri scendevano. Non so il numero preciso, ma comunque un numero che gli consente di raggiungere, come dire, la sopravvivenza. Tutti i bar della provincia, ecco, tutti i bar della provincia ce l'hanno, non so. Okay. Cioè i luoghi... No, che sembra un dato secondario, ma no, è il dato importante. Se magari il direttore del quotidiano sarà particolarmente contento, però al di là del caso specifico io credo che ci siano degli elementi che secondo me rafforzano quanto stavamo dicendo tutti insieme in questa prima ora. Io proverei, perché secondo me questo è il ragionamento che dovremmo provare a fare tutti, a contrapporre al dato del traffico, cioè quanti click, quante visualizzazioni, quanti mi piace sulla pagina Facebook, il dato più importante, probabilmente lo posso toccare di meno con mano, ma secondo me diventerà più importante di questo dato statistico, che è quello del coinvolgimento della comunità di riferimento, che secondo me è il vero aspetto che fa che traccia una differenza tra una testata di informazione locale e non e l'altra. Perché secondo me il rapporto con la tua comunità di riferimento e quindi il traffico in contrapposizione al dato della comunità. Questa credo che sia la distinzione su cui dobbiamo ragionare. Leggevo un articolo proprio due giorni fa su un blog americano che era appunto che dava un senso preciso a questo mio ragionamento, che era appunto la contrapposizione, diceva, traffico versus comunitas, perché poi fondamentalmente di questo stiamo parlando, di quanto possa essere importante, perché poi il punto è che dal punto di vista anche del modello di business, per essere pratici, non è che io facendo 10.000 letture al giorno o 200.000 letture al mese, parlo di visitatori unici, perché poi è il dato che secondo me conta di più da un punto di vista commerciale, non è che facendo quei visitatori io ho assicurato qualcosa, perché magari fosse così. Cioè questa la pubblicità sul mio giornale non me la possono pagare i grandi, perché è facile pensare che i grandi andranno su altre testate. Non sto rispondendo ad una telefonata, ho dei dati di ieri che volevo soltanto leggervi. Repubblica fa, dati Audi Web aggiornati a fine aprile, utenti unici 1.242.000, pagine viste 9.973.000, dati quotidiani ovviamente. Corriere della Sera 897.000 unici, pagine viste 5.500.000. Corriere dello Sport 561.000, 3.403.000 pagine viste. Cioè, di fronte a questi numeri, è chiaro che io, per quanto sia bravo a fare un'informazione che si regga sul Glocal, cioè su un sito che offre informazioni locali e non solo, posso essere bravo quanto voglio, ma chiaramente sarà difficile arrivare a fare dei numeri per cui i grandi saranno interessati al mio prodotto. Allora, l'unico modello di business può essere quello orientato sul territorio di riferimento. La pubblicità dell'attività commerciale locale diventa importante, considerando anche che bisogna, secondo me, salvaguardare l'immagine della testata e quindi non accettare di tutto.
poi dipende anche quello che è il nostro target di riferimento. Però io commerciante o io imprenditore della zona decido di investire sul sito che ha un maggiore legame con il territorio. Lui diceva prima, hanno raccontato quello che succedeva nel centro storico, oppure penso a chi riesce a raccontare le storie dei personaggi locali, il racconto delle storie, il racconto dei fatti, il racconto di tutto ciò che succede nella pancia del paese, diventa fondamentale per far sì che la community si senta in qualche modo emotivamente coinvolta, perché secondo me la testata che vince è quella che fa scattare questo aspetto emotivo, cioè quella che ti fa pensare io sono il tuo punto di riferimento in zona. Chiaramente questo è un processo complicatissimo da costruire, perché preparatevi perché vi chiederò di fare qualcosa del genere nel pomeriggio, perché io devo immaginare con quali strumenti wiki di condivisione e quant'altro io posso avvicinare l'utenza. Cioè in che modo faccio partecipare la piazza, il quartiere? Se sono una testata di, faccio un esempio, Palermo, o se sono una testata di Napoli, tanto più bravo sarò a raccontare la vita dei quartieri, tanto più sarò un riferimento per i quartieri e per la città. Però ragazzi, raccontare la vita dei quartieri è, cioè, il cosiddetto, mi piace definirlo così, giornalismo civico, perché poi fondamentalmente parliamo di questo, di un giornalismo al servizio delle persone, al servizio dei quartieri, che racconta la vita dei quartieri, compreso il guasto dell'Enel che non consentirà l'energia elettrica di tornare prima delle 15 del pomeriggio, cioè un giornalismo che sia di servizio al cittadino e che abbia un forte legame con il territorio, perché io che abito nel quartiere X di Palermo, so che su palermooggi.it, non lo so neanche se esiste come sito, io posso trovare quel tipo di informazione. E l'aspetto più importante, oltre al coinvolgimento emotivo della comunità che mi sente un punto di riferimento, diventa, questo è un altro aspetto fondamentale, quello del racconto multimediale, multimedia storytelling. Il racconto multimediale di quello che sta succedendo diventa fondamentale, perché attraverso questo racconto io, attraverso un video o una fotogallery, io riesco a far sentire il lettore ancora più vicino a quel fatto, a quella notizia. Ed è chiaro che se io ho un elemento caratterizzante, cioè gli elementi che caratterizzano la scrittura multimediale sono fondamentalmente questi, l'ipertestualità, quindi rimandare ai link esterni o rimandare a link interni al sito, al proprio sito, è sicuramente la multimedialità. Se ho la possibilità di fare quello che la carta stampata non può fare, cioè raccontare con immagini, raccontare con i video, devo essere bravo a farlo. Però in questo senso, i video, chi me li dà? Li produco io? Ma devo avere un videomaker che ho la camera in spalla, che gira il quartiere e che sta al posto giusto nel momento giusto. Può succedere, ma non succede sempre. O forse non succede quasi mai. E allora c'è chi, mi ricordo ad un esperimento della Build, c'è la Merkel che ci condiziona anche nei seminari, adesso parliamo anche dei casi tedeschi, però mi rimase impresso perché la Build fece una sorta di concorso di idee dal basso e attraverso una convenzione con quella che è, diciamo, l'Euronics tedesca, regalava in realtà regalava un kit da videomaker ai propri lettori, ad una parte dei propri lettori che partecipavano a questo concorso premiando le idee più interessanti. Attraverso questo kit di videomaker chiedeva ai lettori di raccontare
quello che succedeva nei loro quartieri. Cioè diceva sostanzialmente: io te lo regalo, ma tu in cambio mi racconti delle storie, mi fai vedere quello che succede nel tuo quartiere. E questo, presa così, ragazzi, è una rivoluzione totale. Cioè i giornalisti vanno nel panico, perché dice: ma noi che facciamo? Cioè, di che cosa stiamo parlando? Qual è il nostro ruolo? Se lo fanno loro, noi che facciamo? Che è una prima domanda. Anche se poi io potrei dirvi come lo fanno i cittadini e come lo fa il giornalista. Cioè, ci sono tanti elementi da... in realtà ha provato a fare qualcosa anche Repubblica, con la Repubblica, con l'Academy, cercava di pagare dei video prodotti dal basso, finanziato degli stage, delle borse di studio, poi fu un esperimento naufragato per tutta una serie di motivi. Mi ricordo recentemente, caso di forse un mese e mezzo fa, RCS ha acquistato YouReporter, i giornalisti del Corriere della Sera il giorno dopo hanno scioperato, perché il punto è, io non entrerò mai su è giusto o sbagliato, perché sono discorsi molto particolari, su cui subentra anche tutta una politica del settore, però il ruolo dell'ordine, dei sindacati, non ne usciamo più. Però quello che secondo me è fondamentale è capire perché hanno scioperato, perché erano preoccupati. Da cosa erano preoccupati? Erano preoccupati dal fatto che il Corriere.it potesse mandare sulla home page i contenuti, lasciamo stare la qualità, ma la grande quantità prodotta di contenuti prodotti da YouReporter. Se adesso noi andiamo su YouReporter troviamo video di grandinate che ci sono state 10 minuti fa, oppure di un convegno finito a rissa, e questi video sono girati per il 90% da cittadini, da reporter improvvisati. Allora vi chiedo, perché non voglio fare questo tentativo marzulliano di farmi domande e darmi risposte, però vi chiedo, quel contenuto prodotto in quel modo, cioè cellulare o iPad, cellulare, lo metto così, riprendo il video della rissa durante il convegno, lo posto su YouReporter, la rissa riguarda un personaggio, un politico, o un personaggio pubblico, è un notizione, la mettono tutti in home page, perché la colonna, la cosiddetta colonna infame dei giornali, quella di destra, che è quella che fa le visite serie, è quella che produce tutti questi video, il gossip, i video così, no? Perché poi la politica, le altre cose vanno bene, però i contatti si fanno con quella colonna che in gergo tecnico noi stessi definiamo colonna infame, però è quella che ti fa fare i click, le visualizzazioni e quant'altro. Ritorno alla domanda, quei video secondo voi hanno o non hanno un valore giornalistico? Che è un bel tema. Appunto, che è una domanda contenuta nella domanda. Se il fatto ripreso ha una rilevanza pubblica, è una notizia. Ok. Giornalista, cioè diciamo, può interessare un giornalista. Ok. Altrimenti quello che si trova, soprattutto in Italia, all'interno della colonna destra, è assolutamente, nel 90% dei casi, della roba che non ha una rilevanza pubblica. Però è la roba che interessa l'80% dei lettori. Sì, ma io credo che sia una distorsione anche un po' tanto italiana, quella della colonna destra, nel senso che poi molto spesso si tratta di contenuti riciclati, ricopiati, semplicemente tradotti dai tabloid inglesi o dalle versioni online dei tabloid inglesi, che sono comunque i siti più visti al mondo, per carità. Però per esempio il Guardian, che nell'edizione online, la web edizione online, è un caso editoriale, forse il caso editoriale più di successo nella stampa mondiale nell'ultimo anno, non ha assolutamente... Non ce l'ha neanche il New York Times. Di questa roba qui, insomma. Quindi io penso che ci sia
così rilevante e che credo che sia anche un retaggio della stampa cartacea, quindi questa ansia dei numeri, quindi del fare molte vendite e un po' fare molti click, un po' un riflesso che il web ci porta dietro dalla stampa, piuttosto che invece, come dicevi prima, appunto, un'attenzione nella creazione di una comunità o di altri motivi per cui riuscire ad attrarre delle inserzioni, dell'economia, appunto la credibilità per una pubblicità sul Guardian non significa solo fare tantissime visualizzazioni, ma anche associare il proprio marchio ad un altro marchio che ha un carattere di credibilità e altro. Cioè, invece in Italia si fa tanto ancora a dare importanza al fattore economico, al fattore quantitativo, e credo che sia qualcosa che secondo me dobbiamo sperare venga superato anche per il beneficio della qualità. Quindi i giornalisti del Corriere della Sera che scioperano facendo capire che in qualche modo il loro ruolo tipico del mediatore dell'informazione, del giornalista, di capire ciò che è notizia e ciò che non lo è e di pubblicare ciò che viene dall'imprimatur del giornalista stesso, dall'imprimatur giornalistico in genere, è un timore fondato, una paura fondata, oltre che logica. Dipende proprio lo sciopero, se è un istinto, come dire, di salvaguardare. Beh, intanto U-Reporter è una piattaforma di RCS e non si discute più, sciopero o non sciopero. Quindi cioè, il dato è tratto. I click sono purtroppo importanti. Guarda, sembra quasi fatto apposta. Quando perché... 10 anni fa... E cominciò, anzi 10, pure 15 e 20, cominciò il fenomeno dei gadget con i giornali, sì. E io immagino che i giornalisti non fossero contenti di vedere col Corriere della Sera insomma di tutto, dato, oppure con i quotidiani locali, eccetera, eccetera, però c'è dietro un'azienda e quindi è l'azienda secondo me che deve fare più, diciamo, i conti con quello che sarà il futuro, perché sta cambiando, tutti i paradigmi di business stanno cambiando, il giornalista si deve adeguare, nel senso che deve sapere che le regole per essere pubblicato in home page o per avere il click che gli dà poi visibilità sui motori di ricerca, non ce lo dimentichiamo, perché poi i click dipendono anche dalla ricerca, cioè non tutti hanno un giornale di riferimento, 10 giornali di riferimento, perché voi fate giornalisti e conoscete il mondo, nel senso il vostro scenario, ma io che sono un utilizzatore, io cerco su Google e per cercare su Google devo arrivare a quella pagina perché vedo l'inserzione pubblicitaria, se faccio click lui aumenta la visibilità su Google, il click magari rimanda anche a un messaggino che sta in un'altra pagina nell'AdSense di Google e tutto il meccanismo si autoalimenta. Vabbè, okay. No, nel senso, no, che voglio dire che attenzione a distinguere però tra il contenitore, che è un problema, e il contenuto, che è un altro problema. Contenitori e contenuti, mi immagino... Cioè, voglio dirvi che probabilmente sono proprio tutto il senso della partita che ci stiamo giocando. Come creo il contenitore e quali contenuti ci metto dentro? Perché poi se rispondi a queste due domande, lo fai bene, stai sul mercato, se no non ci stai e chiudi. La cosa fondamentale era, sembrava quasi fatto apposta, no? Sembrava costruita così perché c'era il suo approccio giornalistico e il tuo... che chiaramente è più da marketer, no? Ovviamente, è naturalmente così. E io credo che però entrambe siate d'accordo su una cosa, che è la validità e la qualità del contenuto. Cioè siamo d'accordo che la qualità del contenuto può fare la differenza. Ok, siamo d'accordo su questo? Però vi dico anche, vi aggiungo come provocazione, che questo non è un dato significativo. Perché? Ve lo spiego meglio. Perché molto spesso quella colonna di destra pubblica dei video ripresi cioè con il cellulare storto o magari che non, senza che venga messa a fuoco la faccia di chi sta dall'altra parte, che fanno 100.000, 200.000 visualizzazioni, perché emotivamente si legano, che ne so, a qualcosa di superficiale, di superfluo, che
che può interessare il navigatore. Allora, appunto, cambiare la testa del navigatore non ci riusciremo mai, perché chi naviga ha il diritto di cercare le informazioni, ciò che desidera. Anche se va al fast food dell'informazione, tu glielo devi consentire. Scegliere cosa da un punto di vista editoriale può essere più importante per te che fai quel prodotto, invece è una scelta logica, consentita e secondo me profondamente intelligente, perché altrimenti non ha senso stare sul mercato, perché altrimenti io dico voglio fare click, pubblico la fotogallery di Belen, la fotogallery di Elisabetta Canalis o Renzi che si mette le mani nel naso, però che stiamo facendo? Che prodotto è? Cioè, un senso, prego, un senso giornalistico ci deve essere. Il problema sta nella gestione della colonna destra, perché se 5 minuti fa abbiamo detto che il cameraman non sempre sta nel posto giusto, nel momento giusto, il reporter è un ottimo contenitore per riprendere quei contenuti. Io, secondo me, se poi si arriva a mettere la gallery di Belen è un problema di gestione, ma il reporter, a mio avviso, è un ottimo contenitore da cui prendere. Assolutamente, il ragionamento è tanto logico che il Corriere della Sera o RCS dice ai giornalisti: non vi sto dicendo di prendere tutto, vi sto dicendo che ve lo compro come se fosse un service che produce video e voi scegliete cosa mettere. Poi RCS fa questa valutazione perché sa che i contenuti di YouReporter sono quelli che si vedono in TV, che girano su altri siti e che quindi hanno un'alta redditività, ci fanno fare click, visite e poi sperare di stare sul mercato, perché i grandi fanno questo ragionamento. Guardate, non è soltanto un ragionamento di marketing, Nelle redazioni giornalistiche il capo servizio dei vari settori, parlo della gestione di testate digitali, ovviamente, lo si fa anche per la carta e con altre metodologie, però parliamo di questo perché è questo che ci interessa. Io quando la mattina alle 9:30 arrivo in redazione, guardo, la prima cosa che si guarda sicuramente sono le visite fatte dagli articoli il giorno precedente, cioè prima le visite generali, visitatori unici, pagine viste, articoli più cliccati, articoli più condivisi sui social network, queste quattro, ve le ripeto, visitatori unici, pagine viste, articoli più letti sul sito, articoli più condivisi sui social. L'analisi di questi quattro dati per il redattore di tecnologia, ambiente, piuttosto che di sport, mi fa capire cosa vuole l'utente e cosa l'utente cerca in rete. Il giorno dopo, io nel fare la mia pagina, cioè nel capire in tecnologia cosa fa l'apertura piuttosto che il taglio centrale della pagina, io dovrò tenere in considerazione quelle che sono le dinamiche. Allora che cosa succede? Succede che è inevitabile, perché accade questo, che io faccio un prodotto sempre più simile a quello che vuole il mio lettore. E quindi in qualche modo il lettore è il prodotto editoriale, la community diventa il prodotto editoriale, però giustamente, come si diceva prima, sono io che abituo il lettore a cercare un tipo di contenuti sul mio sito, allora una volta che glieli do e poi lo abito a cercare sempre di più quella roba, è chiaro che lui verrà per cercare quella. Se al contrario io gli faccio capire che il mio blog si occupa delle petizioni, di come stanno ristrutturando il centro storico, del politico che è coinvolto nell'ennesimo caso di tangenti, del non guardare in faccia a nessuno e scrivere liberamente tutto quello che penso, allora forse la mia credibilità, perché poi di questo parliamo, la mia credibilità sarà appunto poggiata su questi fattori. Cioè è sempre un problema di strategia editoriale, devo decidere cosa voglio fare da grande e devo decidere come voglio stare sul mercato. Il problema degli user generated content, di tutti i contenuti prodotti dal basso, che è il problema di YouReporter, è un problema che secondo me non è un problema, ma è un'opportunità.
Cioè nel senso che io mi devo augurare che il mio sito possa avere tanti contributi dal basso, perché se io ho una partecipazione del lettore alla costruzione del mio prodotto editoriale, vuol dire che io sto formando questa community. Se io sono un sito che ogni giorno, in cui ogni giorno ci sono tre persone che si alzano, pubblicano notizie, fanno un po' di visite, ma nessuno commenta, nessuno socializza, nessuno mi segnala una notizia, nessuno mi scrive una lettera in redazione, nessuno si incazza per una notizia, beh, ragazzi, a quel punto il problema ce lo dobbiamo porre. Stiamo facendo una cosa che non ha senso, che non ha un valore aggiunto, stiamo facendo una cosa che non vibra, non ha nessun coinvolgimento emotivo di chi ci legge, non ha nessun effetto su chi sta dall'altra parte. A quel punto probabilmente stiamo facendo una cosa che non è sbagliata. Io non dico che sia sbagliata, anche perché io non ho gli strumenti per dirvi che una cosa è fondamentalmente sbagliata, posso dirvi che è sbagliata dal mio punto di vista. Però sicuramente state facendo una cosa uguale a tante altre. Volete fare una cosa uguale a tante altre o volete fare un prodotto editoriale, un prodotto di nicchia che abbia un valore? Perché è questo il tema. E come lo facciamo? Lo facciamo guardando tutta una serie di strumenti che vanno dalla grafica alla pagina social, dai contenuti alla piattaforma scelta, e tutta una serie di ragionamenti che devono essere i ragionamenti del moderno giornalista digitale, perché il moderno giornalista digitale è uno che ha elementi di grafica digitale, e dico elementi perché non dico che dovete, io non lo so fare, non dico che bisogna saper fare la grafica dei siti. Per la grafica dei siti c'è il grafico, ci sono dei programmi, a parte che oggi si trova di tutto in rete, però la creatività ha bisogno di un creativo. Però devo sapere, nella mia idea di progetto, ho un progetto editoriale. Stamattina penso di fare un sito sulla green economy. Ci penso per 3 giorni, penso ai contenuti, penso a quali amici, collaboratori voglio coinvolgere, poi però devo pensare a quale sarà l'architettura di questo sito. Cioè devo pensare proprio come lo vedo questo sito. Quando va online, che ha? All'apertura o ha due foto, due aperture simili, cioè due notizie in primo piano, per dirne una. È tutto bianco stile New York Times o è tutto colorato stile magazine? Userà le faccine dei giornalisti in home page che firmano i pezzi, oppure non voglio far firmare nessuno? Sono tutte domande a cui dobbiamo dare una risposta, però non può essere una risposta a caso, deve essere una risposta che poggia su determinate competenze e conoscenze. Ad esempio, vi chiedo, per quale motivo io dovrei decidere di far firmare, di mettere la faccia e la firma di un blogger? A parte la motivazione semplicemente banale di dare visibilità al blogger, no? Che è la più facile. Però per quale motivo mi conviene? Perché la risposta è che ci conviene dare un volto all'articolista, chiamiamolo così. Ma perché ci conviene? Perché molti blog danno importanza a chi firma? Antonio? Perché chi firma, se descriviamo anche, o se a prescindere dal fatto che sei una figura autorevole e conosciuta, da autorevolezza al pezzo, ma anche spiegando, spesso si usa il box autore, dove oltre alla fotina c'è una brevissima descrizione che spiega chi ha scritto il pezzo, e questo dà autorevolezza, perché se il pezzo parla di green economy e a scrivere il pezzo è un esperto di green economy, ovviamente questa cosa dà autorevolezza, mentre se chi ha scritto il pezzo è un Sergio Rossi, sì, un cronista di Nera, allora tu dici, vabbè, ma questo è cronista di Nera, che ne sa di green economy? Firma questo pezzo? Diciamo, quindi la specializzazione in un settore è un primo elemento. Però vi dico che, a parte questa considerazione, che ci sta tutta, io vi dico che anche qui c'è la mano invisibile di Google. Perché Google, oltre a dire che il 70% del tuo traffico te lo do io, perché sennò tu chiudi, perché Google è questo, il 70% del traffico di un sito è Google, mediamente,
Poi è chiaro che Repubblica, Corriere, i grandi brand hanno i loro lettori. Ecco perché io devo costruire la community, perché sennò fuori da questo ragionamento che Google mi dà il 70% del traffico non vengo mai. Ma Google ha deciso nell'ultimo anno di condizionare anche questo discorso delle firme, perché il discorso dell'authorship di Google è un discorso che va in questa direzione. Cioè Google dice, se io ti devo indicizzare su Google News ad esempio, tu mi devi far vedere chi sei, perché io attraverso un algoritmo Google capisce chi sei, cosa hai scritto, di cosa ti occupi e quanta credibilità hai nel settore. Uno dice, ma veramente Google è in grado di capire tutto questo? Google è in grado di capire questo e molto altro di più. Il punto è che se tu come sito continui a firmare redazione, ti metti già tecnicamente, rispetto a uno che sta qua, tu ti metti dietro e quindi gli hai dato già un passo in avanti rispetto a te, un vantaggio che sul web non possiamo dare. E quindi probabilmente collegare un profilo autore con le tecniche di authorship è un'operazione che richiede massimo forse 10 minuti probabilmente, quindi è anche meno, e soprattutto su Google non vi servono libri, seminari o persone come me che vi dicano come fare una cosa, perché poi a questo tipo di informazioni, cioè come posso fare, c'è Google che vi dice tutto. Quello che secondo me, o comunque ci sono delle competenze che magari cose di cui parliamo in questi due giorni e tante altre di cui non parleremo, però c'è una risposta a tutto. Quello che a me piacerebbe provare, non dico a darvi, ma su cui mi piace ragionare come punto fermo, è una mentalità diversa. Cioè se noi partiamo dal presupposto che il giornalista digitale è un giornalista cross-mediale, un giornalista multimediale, un giornalista che capisce la pancia del proprio lettore, che capisce i rumors e gli umori e quant'altro, e cerca di interpretarli nel prodotto giornalistico che realizza, questo giornalista è una figura di giornalista che teoricamente ci ho messo 3 minuti a dirvi qual è, ma praticamente è una partita difficilissima da giocarci. E soprattutto, ad esempio, quando lui è andato su aspetti più tecnici, io vi dico che sicuramente siamo molto più indietro come livello medio di quello di cui stiamo parlando stamattina. Quindi forse, ecco, provare a fare noi il passo in avanti, a lasciare gli altri dietro, è la vera scommessa da vincere, è la strada giusta per andare verso un'innovazione in editoria. Perché poi fondamentalmente quando capiamo che esistono determinate regole, io credo che sia su quelle che dobbiamo basarci. Questo grafico vi dice sostanzialmente come sono precipitati, lo potete guardare da soli, è abbastanza chiaro, i ricavi pubblicitari. Guardate il grafico che parte dal 2003, arriva al 2010. Il problema grosso che abbiamo è che fare prodotti editoriali cartacei non rende più. E quindi la rete è l'unica possibilità di sopravvivenza che si ha, e quindi diventano importanti tutti i discorsi che stiamo facendo. Ovviamente poi potete riguardarvi le slide 100 volte, perché ve le lasciamo tutte, vi lasciamo tutto il materiale che useremo in questi 2 giorni. Come si fa a sopravvivere alla crisi? Molti gruppi editoriali hanno iniziato a fare la riduzione del personale, purtroppo, congedi non retribuiti, rinegoziazione degli stipendi perché si ridiscutono i contratti, le partnership con altri giornali per condividere coperture e contenuti, eliminazione della consegna del giornale nelle zone di periferia, la revisione delle sezioni del quotidiano, la riduzione del numero di pagine di ogni edizione, riduzione delle dimensioni della carta, eliminazione di edizioni poco appetibili per gli inserzionisti. Di molte cose avevamo già parlato insieme. Certo, ragazzi, che onestamente
questi punti onestamente inducono poco ad essere ottimisti, perché quando parliamo di riduzione del personale, congedi non retribuiti, insomma viene fuori un quadro non certo positivo del mondo del giornalismo e dell'editoria di oggi, però è sicuramente un dato oggettivo, è un dato certo, è un dato di cui tener conto, perché oggi i giornali, la partnership con gli altri giornali per scambiarsi le notizie, le televisioni locali ormai sono obbligate a farlo, è una realtà. Succede quotidianamente, succede costantemente, non si può fare nulla per tornare indietro. Ecco perché è importante posizionarsi bene sul web. Oh, qual è il modo in cui io decido di stare sul web con un approccio che sia web centrico? Beh, fondamentalmente esistono tre modi diversi per fare l'edizione digitale di un giornale. Primo, è una semplice trasposizione sul web del giornale cartaceo. Pensate ad un magazine che prende il magazine cartaceo che esce ogni 15 giorni e lo riporta con qualche programma particolare, qualche software, lo riporta in PDF sul sito. Oppure prende gli articoli, li mette su piattaforma WordPress e il blog viene riempito dai contenuti prodotti per il giornale. Non c'è nessuno sforzo particolare. Trasposizione di contenuti. Copio e incollo lì. Due piattaforme, cartaceo digitale, stessi contenuti. Lo sforzo dinamico o creativo è zero, perché fondamentalmente non c'è quasi nulla da fare. E questo è il primo approccio. Secondo approccio è un approccio misto, in cui alla semplice trasposizione dei contenuti io aggiungo qualche pezzo in più sull'edizione cartacea, perché non voglio limitarmi a copiare e incollare, voglio anche dare al lettore che mi segue sul web dei motivi per dire: vado sul sito internet perché rispetto all'edizione cartacea trovo degli elementi diversi. E quindi applico un modello misto con una trasposizione dei contenuti più qualcos'altro. Questi due modelli sul web hanno senso? Beh, diciamo che nel 94 ha iniziato l'Unione Sarda a fare questo. Siamo 20 anni avanti, probabilmente dovremmo provare a pensare di fare altre cose, perché la trasposizione dei contenuti accadeva 20 anni fa. Quindi, per quanto possa essere figa da un punto di vista dal punto di vista digitale, perché cambia la grafica, perché è bello, perché ci piace, il contenuto è lo stesso, non ha senso. La terza modalità, anche se è una scelta, perché ci sono dei modelli di business su cui io voglio puntare sul cartaceo e il digitale mi serve semplicemente per avere un canale in più, una piattaforma in più su cui pubblicare gli stessi contenuti. A volte è una scelta editoriale, non è per forza una scelta sbagliata. C'è chi dice: il mio modello di business viene dalla vendita delle copie del cartaceo, il web mi serve soltanto per dire che esisto anche sul web, per rafforzare la mia brand identity e cercare chiaramente anche di avere un legame attraverso i social con i miei lettori. È una scelta. Il terzo modello è un modello vicino a quello che fanno i grandi giornali. Se devo citare qualcuno, perdonatemi, ma lui citava il Guardian, che ci sta, ma New York Times e Washington Post sono testate che intelligentemente, nonostante avessero un brand molto forte, si sono messe in discussione ormai da anni e stanno chiaramente proponendo un approccio diverso, una produzione diversa di contenuti. Il desk continuativo, che produce senza sosta news per la rete e per i social, cioè fondamentalmente una grande o piccola ma grande testata giornalistica, perché lo possono fare i grandi come il Washington Post, ma lo può fare anche
I Love Brindisi, per capirci. Come dovrebbero funzionare? Dovrebbero funzionare con, poi vi ripeto, dipende sempre da quello che è la mia scelta editoriale, però una testata digitale che si rispetti dovrebbe funzionare con un desk. Di solito funziona che si hanno davanti, diciamo, tre computer. Uno per le agenzie o per guardare il flusso di notizie attraverso varie fonti, uno per guardare il mio sito internet e quindi guardare la disposizione dei pezzi, ciò che va in apertura, ciò che poi deve scalare, perché poi dovremmo essere pronti a fare 2-3 aperture durante la giornata, quindi a modificare la struttura del sito, perché altrimenti la gente trova sempre la stessa apertura e dice: tu lo aggiorni una volta al giorno, io ci vengo una volta al giorno. Cioè, considerate che ci sono tante dinamiche. Il terzo computer è quello che secondo me dovrebbe essere dedicato a guardare il flusso di notizie sui social network e quindi a guardare ad esempio su Twitter in alto a sinistra i trend, le parole che tirano di più in quel momento e quindi fare anche dei post, fare anche degli articoli che tengano presenti quelle parole, quegli argomenti e che tengano presenti quei flussi. Però l'operazione del desk, cioè pensate al desk del giornale cartaceo e pensate al desk di un giornale digitale. Il desk del giornale cartaceo prende il pezzo del corrispondente assegnato la mattina, lo mette in pagina, sceglie la foto giusta, fa il sommario, fa l'occhiello, fa ciò che deve fare. Il pezzo è in pagina, il giorno dopo lo leggeremo su carta. Giornale digitale, processo totalmente diverso, perché mi arriva la notizia, la devo scrivere per il sito. E quindi devo pensare ad un testo efficace, ad un attacco efficace, alle parole giuste non solo per il pezzo ma anche per Google, messe nelle prime righe del pezzo. Devo pensare ad un title, ad un titolo giusto e lo devo scrivere per Google. Come devo scrivere il pezzo per Google? C'è una ricerca dell'Università Americana che dice che i pezzi, recente, che dice che i pezzi devono essere attorno alle 500 parole. Considerate che 500 parole non sono neanche 10 righe. E allora che cosa sta succedendo? Sta succedendo che sul web intanto si legge molto meno rispetto alla carta stampata, nel senso che si legge in modo più frettoloso e più veloce. Se già si leggeva in modo frettoloso sulla carta, figuriamoci sul web. Allora molti dicono: tanto vale pubblicare articoli brevi. Però fondamentalmente è anche vero che io devo abituare il lettore nel modo in cui ritengo opportuno e saggio farlo. Quindi non è detto che un'inchiesta più lunga, intervallata da foto, da video, non possa avere, anzi probabilmente avrà anche un appeal superiore alla notizia d'agenzia breve. Dipende sempre da come io intendo strutturare il mio prodotto editoriale. Però in questo desk che lavora, diciamo, durante tutto l'arco della giornata, io devo essere bravo non solo a scrivere per postare sul mio blog su WordPress, ma devo essere bravo anche a scrivere per i social. Quindi, una volta scritto il pezzo e pubblicato il pezzo, io lo devo lanciare sulle piattaforme. E lì subentra sui vari social media, e lì subentra la strategia editoriale. Cioè, posto su Facebook, posto su Twitter, posto su LinkedIn, posto su tutte e tre contemporaneamente, scelgo uno dei tre perché? Queste sono le domande che ci dovremmo porre, che non ci poniamo, perché vi posso assicurare che l'80% delle testate di informazione italiana sono concepite, le fan page, i profili social di queste testate sono concepiti come discariche di link. Cioè fondamentalmente pubblico attraverso molto spesso un plugin automatico, i pezzi finiscono su Twitter, Twitter è collegato a Facebook o Twitter è collegato a LinkedIn e buonanotte, finita così. Però che cosa mi manca nella costruzione di un post che finisce automaticamente sui social? L'impostazione social. L'impostazione social, qual è l'impostazione social? Quella di come
Ok, però proprio nella scrittura del post, cosa rinuncio? A cosa rinuncio se lo collego automaticamente? Tramite plugin ai social network? Cioè, io pubblico il pezzo sul blog, ad esempio su piattaforma WordPress? Le specificità del singolo social 1, perché come abbiamo detto prima la notizia di lavoro, di economia può stare meglio su LinkedIn, anche su Facebook. E anche poi a richiedere la condivisione, perché io devo sfruttare quei 140 caratteri di Twitter per dare un motivo per leggere, per fare clic su quel link, cioè incuriosire il perché, sfruttando poi quello che vogliamo, cioè o gli hashtag o se io ho un target di un certo tipo, delle parole chiave, diciamo, che non sono necessariamente legate ad hashtag ma che sono legate al contenuto e che io so che sarà condiviso, eccetera. Cioè io devo comunque l'engagement devo avere sul social, cioè io non pubblico sul social tanto per essere presente sul social ma perché voglio una risposta, altrimenti uno non pubblica sul social. L'engagement è sicuramente una regola di base, perché se io non ho engagement, non ho coinvolgimento, non ho condivisioni, cioè prendo il pezzo, lo pubblico, devo spingere quante più persone a fare condividi, a portarlo sulla propria bacheca, perché se non ho questo engagement non riesco chiaramente a stimolare la condivisione. E allora che cosa mi perdo usando programmi come HotSuite o altri? Mi perdo tutto ciò che è relativo alla gestione dei social media attraverso una strategia editoriale precisa. Mi spiego meglio. Ho un pezzo di economia. Intanto dovrei fare un ragionamento. Pubblico il pezzo perché ce l'ho, lo impagino bene. Diamo per scontato che l'abbiamo impaginato, abbiamo scelto la foto giusta, il titolo giusto, l'attacco, le frasi scritte in modo giusto per Google, quindi due frasi brevi sono sicuramente meglio di una, ma questa è una regola che vale anche per la carta stampata, quindi periodi, diciamo, chiari, le prime 5 righe del pezzo, ricordatevi, perché per l'algoritmo di Google sono quelle fondamentali, le prime 5 righe, perché se voi il pezzo lo avete copiato da qualcuno, Google in 3 secondi lo sa e penserà che voi siete semplicemente un sito che spamma contenuti di altri e quindi non vi dà una credibilità. Google funziona così, funziona con degli spider che vanno a verificare i vari siti e stabiliscono quali sono i siti che hanno un grado di qualità diverso dagli altri. Attribuisce un significato ai siti attraverso la produzione di contenuti che abbiano una certa qualità. E quindi che cosa succede? Succede che io pubblico un pezzo sul mio blog, quindi diamo per scontato che abbiamo pubblicato questo articolo sul blog, piattaforma qualsiasi, o sul sito di informazione, lo abbiamo impaginato e disposto nel migliore dei modi. Se il pezzo è troppo lungo, utilizzate i paragrafi, utilizzate il grassetto su delle parole chiave che volete evidenziare. Là dove c'è la possibilità di linkare la parola, ricordatevi che la scrittura multimediale è ipertestualità, quindi di conseguenza link è la linfa vitale. Se avete un video d'appoggio potete linkare il video all'interno del pezzo e quindi dare un elemento multimediale, diciamo in un'azione di racconto multimediale, di storytelling della notizia. Dando per certe tutte queste regole, arrivo ai social media. Innanzitutto decido di pubblicare su Google+, decido di pubblicare su LinkedIn, non mi serve perdere tempo per pensare ad un hashtag. Decido di pubblicare su Twitter, non solo mi serve l'hashtag, ma devo partire da un altro presupposto, cioè quella notizia che sto pubblicando ha un riferimento relativo all'attualità? Cioè la notizia di cui io sto parlando è la notizia che anche gli altri giornali hanno in pagina? Perché se è così è probabile che sia la notizia che si deve contendere uno spazio in apertura dentro ad esempio Google News o dentro i motori di ricerca in genere. E allora quella notizia, se è costruita in un modo diverso, con degli elementi più precisi che danno un senso diverso alla notizia, ha un valore.
Se quella notizia è, sono il 20 righe, le 20 righe, il lancio dell'ANSA copiato e incollato, io non la pubblicherei neanche, perché vi state facendo del male, state facendo del male al sito e non avete, non ha nessun tipo di valore aggiunto. Però tornando ai social network, se nel pezzo io intervisto qualcuno, ricordatevi sempre di citare quella persona attraverso la chiocciola che precede l'username, il nickname della persona su Twitter, perché è fondamentale il coinvolgimento. Linkate e fate partecipare sui social, perché la notizia deve circolare ed essere condivisa quanto più possibile. E quindi ricordatevi di utilizzare sempre le citazioni, perché se io cito magari quella persona che magari io ho intervistato, avrà interesse a ritwittare la notizia, avrà interesse a farla girare all'interno della propria cerchia di amici, avrà interesse a pubblicarla sulla fanpage del proprio gruppo musicale o della propria azienda, perché ha interesse a far vedere che il sito XY gli ha dedicato un articolo. Cioè è la condivisione dei pezzi che dà il valore aggiunto della notizia, e soprattutto in una logica editoriale che strizza l'occhio ai social media, come è inevitabile che accada oggi, perché oggi è vero che il 70% del traffico viene da Google, ma è anche vero che sull'engagement c'è chi riesce, ad esempio, ad avere un 20% del traffico che deriva dai social network. Il 20% del traffico che deriva dai social media, vi posso assicurare che è un buon dato. Mediamente, se riusciamo a stare attorno ad una percentuale relativa al 10%, soprattutto per quanto riguarda i prodotti italiani, siamo già ad una percentuale considerevole. Quindi chi riesce a stare addirittura attorno al doppio, evidentemente sta facendo qualcosa di importante. Al di là delle nozioni storiche, considerate che tutto l'approccio che diamo per scontato e con cui stiamo provando oggi a definire delle linee guida per provare, come dice il titolo del workshop, a voltare pagina, derivano appunto dal concetto di Web 2.0, che è l'evoluzione naturale del web, perché quella prima tipologia, cioè della trasposizione semplice dei contenuti, è chiaramente un'operazione da web meno 1.0. Il web 2.0 è un web che considera l'interazione, la condivisione, la partecipazione come gli elementi su cui fondare il progetto editoriale. Quindi 2.0 è appunto significativo in tal senso. Senza la condivisione, la partecipazione, probabilmente nessuna scommessa può essere vinta sul web e nell'editoria in genere. I dati sono importanti perché ci danno sempre un senso delle cose, che va al di fuori delle opinioni, ma che in qualche modo, attraverso il dato certo, il dato della statistica, ci impone di dover ragionare in un certo modo. Non c'è bisogno che ve li legga io, le slide si vedono, però onestamente, guardate, che c'è, quando parliamo di rivoluzione dell'editoria, io credo che ci sia questo dato: il 50% delle persone legge una breaking news sui social network e poi su fonti ufficiali, che è il dato essenziale di tutto il ragionamento.
Cioè, se è vero che la comunicazione, il giornalismo, la produzione dei contenuti hanno un valore in rete, è anche vero che oggi il 50% di quelle informazioni passano dai social network. Se Facebook è quotato in borsa e Zuckerberg è l'uomo più ricco, tra gli uomini più ricchi del mondo, il motivo fondamentalmente è questo. Il potere dei social media oggi è più che rilevante, è in grado di sconvolgere le dinamiche della rete. Ieri dicevamo con Massimo Nava che da 2 settimane, forse qualcuno di voi lo saprà, Facebook, lo fa anche Google, però da 2 settimane Facebook ha cambiato per l'ennesima volta l'algoritmo. E quindi sta succedendo che, probabilmente qualcuno di voi l'ha toccato con mano, quando postate dalla vostra fanpage o dal proprio profilo, potreste non avere lo stesso seguito, lo stesso visibilità che avevate fino a un mese fa. Perché Facebook sostanzialmente che cosa vi sta dicendo? Facebook vi sta dicendo: per me la visibilità del salumiere, dell'idraulico che posta proprie informazioni personali non può e non deve essere uguale a quella del professionista che vuole utilizzare questo strumento per fini personali e per avere maggiore visibilità. Quindi se vuoi la visibilità la compri, perché poi fondamentalmente è un'induzione a più o meno implicita o esplicita, a seconda di come la vogliate vedere, a comprare, a usare la vostra carta di credito, la vostra carta PayPal per comprare post sponsorizzati. Cioè, io faccio questo ragionamento: se io professionista o io operatore dei social media, perché poi, cioè, non è detto che i social media li utilizzino, oggi stiamo parlando di questo ed è coerente continuare a parlare di questo, però i social media lo può utilizzare l'attività commerciale, l'azienda agricola, chiunque. Allora Facebook ti dice: se fino ad oggi hai ottenuto una certa visibilità, vuoi continuare a mantenere questa visibilità, da oggi io non te la do più gratuitamente, tu la devi pagare. E allora succede che alcuni post, ci sono degli amici che mi hanno detto: io non vedo più i tuoi aggiornamenti di status. Io gli ho detto: probabilmente è una tua fortuna, però il dato è certo, perché poi funziona così, funziona che Facebook da un giorno all'altro ha oscurato alcuni profili. C'è un modo, basta andare sulla destra, segui le liste e dici quali amici vuoi seguire più degli altri, ce l'avete nelle impostazioni di Facebook, però il 90% delle persone non lo farà mai, non si farà mai la lista degli amici che vuole seguire di più. E allora funzionerà che alcuni post per Facebook possono anche scomparire. Cioè, Facebook, voi pubblicate, dopo 3 secondi Facebook, attraverso un algoritmo, ha già deciso che valore dare al vostro post. Io parlo molto di Facebook, non perché Facebook mi piace di più. A me personalmente piace molto di più Twitter. Parlo molto di Facebook perché, se parliamo di quanto traffico mi deriva dai social network, oggi la partita la vince Facebook e non la vince Twitter. Non vi posso citare casi, purtroppo non lo posso fare, di giornali che hanno più traffico da Twitter piuttosto che da Facebook, perché non esistono. Vi posso citare casi di giornali come Corriere, Repubblica, La Stampa, che usano benissimo Twitter, usano benissimo Facebook, ma comunque se devono prendere un 15% di traffico dai social, molto spesso la quantità maggiore di traffico deriva da Facebook. Quindi la partita si gioca su Facebook, almeno se guardo la quantità del traffico. Se guardo altre cose, cioè il coinvolgimento di una community di riferimento, delle persone giuste, dei profili giusti, l'interazione, mi interessa che Tizio e Caio vada a retweetare quel post, se guardo tutte queste dinamiche, allora parliamo pure di Twitter, va benissimo. Però se guardo quanto traffico, che perché noi parliamo di un contesto italiano in cui gli utenti stanno lì, e quindi è quello che tira in questo momento. Il 50% delle persone, guardate, prima, siamo quasi tutti pugliesi, io mi ricordo che prima la gente
la casalinga, le persone per strada dicevano, sai, ho sentito, l'ha detto Telenorba, oggi sento gente che dice, l'ho letto su Facebook, perché sta succedendo questo. Prima lo diceva l'ANSA piuttosto che la Gazzetta del Mezzogiorno, piuttosto che Antenna Sud, oggi la gente legge Facebook e considera Facebook una fonte di informazione. Quali sono gli elementi? È possibile fare questo benedetto passo in avanti per lasciare qualcuno indietro? Beh, sicuramente senza utilizzare i tag e gli hashtag, il post su Facebook non ha senso. Allora, se io scatto una foto di un comizio e taggo tutti quelli, ovviamente non persone che sono in piazza, sarebbe impossibile, c'è un giornale americano che ci ha provato con una foto scattata dal satellite, ha provato a taggare tutti quelli che stavano in piazza, ovviamente diventa un'operazione virale straordinaria, sono esperimenti però, perché vallo a fare ogni volta, è impossibile. Si può fare perché tu potresti attraverso i satellite riconoscere le facce delle persone, un software ti dice la faccia a quale profilo appartiene, però c'è poi un esperimento che tra l'altro aveva un limite, che era quello della privacy, perché io giornale non posso citare te se tu non sei, potrei farlo se tu sei già fan della mia fanpage, non posso farlo se tu non lo sei perché ti sto forzando e tu potresti non gradire. Se penso alle forzature in tal senso, dico per fortuna siamo andati a votare, oddio ci sono ancora i ballottaggi, però pensate a quanti tag selvaggi in questo periodo. Al di là di questo, vi dicevo, sicuramente taggare i protagonisti della vicenda, i protagonisti della storia, i soggetti coinvolti nella notizia che andiamo a scrivere è la prima regola base, ma bisogna considerarla. Scegliere l'hashtag giusto. Come si fa a scegliere l'hashtag giusto? Quando create un hashtag, qual è l'operazione che fate di solito? Qual è la logica che vi spinge ad utilizzare un hashtag piuttosto che un altro? Il motore di ricerca, Facebook o Twitter. Ok, poi... Oh ragazzi, non c'è problema, la risposta non è mai quella sbagliata. Dobbiamo semplicemente ragionarci tutti insieme. Perché un hashtag è vincente e l'altro no? Quali sono gli elementi che creano l'hashtag figo, l'hashtag virale? Se io alla fine di un post scrivo hashtag sapevatelo, che è un hashtag stupidello che però viene utilizzato spesso, Quali limiti ha l'hashtag sapevatelo? Chi l'ha detto? Ah, tu. È un hashtag generico. Quindi, fondamentalmente, lo posso mettere sulla notizia di cronaca, sulla notizia di economia, sulla notizia di sport, potrebbe non avere senso su nessuna di queste notizie. Ci troviamo su questo. Quale altro limite ha? Facciamo una cosa diversa. Prendete il cellulare. Potete. Avete tutti Twitter o Facebook? Ok. A scelta, Facebook o Twitter. Proviamo, per chi ha Twitter in 140 caratteri, per chi ha Facebook in un post breve. Proviamo a dare in due righe, a fare un post su quello che sta succedendo. Formulatelo e lo scriviamo. Sul workshop, dico.
Sì, postiamoli. Se siete d'accordo possiamo spostarli tutti, perché altrimenti facciamo una cosa finta. Facciamo una cosa che possiamo fare. Oh, innanzitutto io mi aspettavo una domanda che mi auguravo arrivasse. Ci arriviamo insieme. Eh? C'è un hashtag comune. Ecco. No, io ho aspettato, pregato. Poi stabiliamo qual è l'hashtag. Ha senso? Ti ha risposto. Sì, è vero, ma noi parliamo adesso non di una notizia che tutti quanti produciamo la stessa, parliamo che uno produce una notizia e utilizza anche il social per far sì che qualcun altro che magari non ti conosce nemmeno o che comunque non va tutti i giorni sul tuo blog possa aver notizia di questa tua novità fondamentalmente. Per cui io non intendo l'hashtag come necessariamente il fatto che tutti lo debbano condividere, ma lo intendo come una via più breve nella costruzione del tuo post. Sì, per la visibilità sempre rispetto al bisogno di cui parlavo prima. Ok, però il tuo discorso non esclude sicuramente il dato che porta lei. Io così lo interpreto perché, non essendo un giornalista, a me non interessa il discorso, la cronaca e dare, come dire, arrivare il primo sulla cronaca e poi magari, oppure fare in modo che quando io parlo di cronaca gli altri arrivano prima a me e poi agli altri. No, io parlo sempre di una nicchia individuata con un bisogno. Ok, va bene. Però è anche vero che nella timeline di Facebook, se tutti stabiliamo che c'è un hashtag, quell'hashtag da fra 20 minuti c'è. Lo abbiamo stabilito, lo abbiamo messo dentro Facebook, per 2 giorni lo possiamo utilizzare e probabilmente lo possiamo utilizzare anche nelle settimane successive al seminario, e quindi possiamo far sì che quell'hashtag possa in qualche modo crescere. Adesso stabiliamo un hashtag comune? Adesso stabiliamo un hashtag, facciamo delle proposte, facciamo un brainstorming di proposte per questo hashtag e capiamo... Rispondiamo alla domanda che mi ponevo prima e che ci ponevamo prima, è qual è l'hashtag efficace. Allora, io vi potrei dire che l'hashtag editoria ci piace come hashtag? Innovazione ci piace come hashtag? Sì o no? Ci piace? Qual è il limite che ha? È vago? Vago? È vago. Sono d'accordo. È vago. Ne troviamo un altro che mi metta, che metta insieme editoria e innovazione? Voltare pagina ci piace. Voltare pagina ci piace. Però voltare pagina può essere un hashtag di un grillino che... Eh? Laboratori dal basso. Voltare pagina. Però sai perché voltare pagina è meglio? Perché voltare pagina richiama una serie di comunicati stampa, di articoli usciti in rete sul seminario che già ci sono, già circolano, e io li utilizzerei. Cioè mi riferirei ad una cosa che già è uscita, già è stata pubblicata. Quindi il voltare pagina, che mi sembra il senso di questo workshop, io lo lascerei. Lei però ha ragione a dire voltare pagina LDB, però se io faccio hashtag, diamo un motivo, diamo un senso. Sì, no, motivo nel senso che quello deve rispondere. Certo, no, ma io l'ho capito perfettamente, ti dico va bene, ma innanzitutto... Cioè, ma non perché l'ha detto Roberto deve essere uno l'hashtag, possiamo stabilire che ne siano due. Io condivido. Io condivido. Che siano due o io condivido come hashtag? Io condivido un altro hashtag. Ah, io condivido un altro hashtag. Però scusami, l'hashtag potrebbe anche essere legato a quello che vogliamo scrivere, nel senso. Certo. Allora, del cosa tu dici con l'amico
Oh, allora, sì, e tra le altre cose, io proverei a non pensare, io vi dico, più di due, tre hashtag in un post si fa confusione, sti cancelletti ovunque diventa una cancellata e non ci capiamo niente, andiamo a sbattere contro. Se invece proviamo a dare un senso al post scegliendo gli hashtag giusti, probabilmente c'è... lei diceva, il tuo nome per favore non... Eh? Giusi diceva ex Fadda, secondo me ci deve essere, perché il luogo... Secondo me dà l'idea anche dell'argomento. Mi spiego meglio. Se all'ex Fadda di Brindisi si parla del futuro dell'editoria tra innovazione e tradizione, ho costruito un post così, non so neanche cosa ho detto, però è più o meno può essere questa l'idea, chi sta dall'altra parte capisce. Se probabilmente poi saliamo l'ultima scala, facciamo una foto dall'alto, e li facciamo vedere l'aula, forse si capisce ancora meglio. Si mette la locandina, ma qual è il limite? Vedete che sembra facile, però guardate, io voglio farvi venire i sensi di colpa quando postate da domani mattina, devo riuscire in questo. Sembra facile, ma non lo è, perché io riprendo la locandina. La? Ah, la geolocalizzazione? Ah, scusa, mi avevo capito male. La locandina, lo dico lo stesso, meglio la locandina o l'aula? Meglio l'aula. Ok. L'aula con una locandina di sfondo sarebbe una figata, che spunta da qualche parte. Però l'aula è sicuramente meglio perché mi dà l'idea delle persone, del posto... Io ti dico che questo ex FAD è bello perché parla di innovazione e tradizione, te lo fa. Bravissimo, assolutamente. L'immagine fa il contenuto in parte, perché sto parlando di qualcosa, te la faccio vedere. Posso farne pure quattro di fotografie, mica ne devo postare una, giusto? Però su Facebook quando posto quattro fotografie non so bene quale guardare, quindi la teoria di qualcuno è meglio una fatta bene legata ad un post che quattro fotografie spalmate, perché poi vengono a mosaico, no? Quando pubblichiamo. Allora, innanzitutto alzatevi, sdraiatevi sul pavimento, fate ciò che volete per scattare questa foto, esprimete la vostra arte, scattatela così come credete opportuno, ognuno fa la sua. Se volete postare con la foto, perché l'idea potrebbe essere anche io la foto, non la voglio mettere. Oh, potrebbe essere un'idea. Stiamo facendo... un po' di brainstorming, però l'hashtag, siamo sempre là. L'hashtag, Massimo, se vuoi puoi partecipare ovviamente, cioè, senza il tuo contributo creativo non andiamo a nessuna parte. Proposte sono voltare pagina, hashtag voltare pagina, l'altro è voltare pagina LDB. Che però potrebbe non essere capito. Ovviamente proviamo a fare un ragionamento. Dobbiamo dire dove ci troviamo, perché non tutti lo sanno. Io sono pugliese, sono foggiano, non lo so che l'ex Fadda sta a Brindisi, purtroppo, perché poi merita. Però diciamolo che ci troviamo a Brindisi, lo dobbiamo dire? Sì, tutti? Beh, probabilmente per chi è di Brindisi è inutile. Però quando si fanno poi magari le ricerche con l'hashtag, io lo faccio spesso per capire chi è a Brindisi, inserisce come hashtag di Brindisi, magari da quel punto di vista può essere... Ha ragione. Perché lei dice, se oggi qualcuno cerca Brindisi nella timeline di Facebook, usciamo anche noi con l'ex FAD e col workshop. L'avete già scritto? No, perché
Ah sì? Vabbè ragazzi, se non prende il telefono ce lo segniamo su carta. E poi lo postiamo, se lo volete postare, perché non è obbligatorio. Oh, chi lo posta su Facebook piuttosto che su Twitter, ci sono delle piccole differenze. In parte ne abbiamo parlato, in parte immagino che siate già consapevoli di questo, quindi riflettiamo anche su queste differenze. Però io direi di usare l'hashtag su alcune parole tipo l'ex FAD, Brindisi, ma l'hashtag ufficiale nostro dobbiamo trovare noi. Penso ad esempio l'hashtag di un evento a cui ho partecipato recentemente, il Festival del Giornalismo di Perugia, era IJFC14. L'hashtag dei mondiali calcio è Brasil14, mi pare. L'hashtag delle parlamentari era EP14 o EP2014. No, EP2014. EP grande. Non mi ricordo se 2014 o... Lo potete verificare guardando Facebook. Però era per capirci. Perché? Perché molto spesso come hashtag ufficiale si sceglie un hashtag che sia efficace ma che sia breve. Allora, voltare pagina LDB è un tantino lungo. Stiamo parlando di social media, editoria, uno potrebbe dire aiutiamoci, usiamo un hashtag che sia più comprensibile, scriviamo editoria dal basso, social media, però c'è il limite di non caratterizzare l'hashtag, noi lo dobbiamo dare un hashtag ufficiale, come se questo evento, come se fossimo l'ufficio stampa di questo evento, tutti insieme, una cooperativa che sta curando l'ufficio stampa di questo evento, e lo dobbiamo dare all'esterno, perché sul sito dobbiamo dire guardate l'hashtag di questo workshop è questo. Allora, fermo restando che il voltare pagina, anche visto così, no, è secondo me è bello. L'evento si chiama Voltare Pagina, lo rileggo perché magari ci vengono idee. Le strade dell'innovazione nell'editoria di periodici. Ex FAD, Brindisi e quant'altro. Laboratorio del Basso, Madera, I Love Brindisi. Però, andiamo su Voltare Pagina e basta? Connotazione internazionale, perché innov comunque richiama innovation, edit può richiamare editoria, non lo so. Innovedit con la E grande in mezzo. Sì. C'è un evento a cui colgo l'occasione per invitarvi, che stiamo organizzando con Resto al Sud, Ninja Marketing, si chiama La Battaglia delle Idee, Salerno 5-6 luglio, c'è anche una festa in spiaggia il 5 luglio, ci sono workshop, laboratori, è un bel evento che verrà promosso attraverso i social. Però vi racconto di questo evento perché per La Battaglia delle Idee noi abbiamo scelto come hashtag hashtag Battle SA grande, Battaglia Salerno, perché la collocazione geografica dell'evento è fondamentale per caratterizzare l'evento stesso. Allora io me la calverei dicendovi facciamo voltare pagina BR, oppure diamo un elemento che possa non riferirsi alla collocazione, a dove ci troviamo, alla geolocalizzazione dell'evento. Vai.
No, no, vai, vai, tanto. Allora, visto che l'argomento degli hashtag lo utilizzeremo domani comunque all'interno di una contestualizzazione strategica, volevo aggiungere qualche cosina per dare maggior senso all'uso degli hashtag, che nascondono in realtà una logica ben precisa da sviluppare in maniera razionale e coerente. Attenzione a questi due termini, soprattutto al secondo legato alla coerenza. Innanzitutto, quando si utilizza un hashtag, a sostegno di tutto ciò che avete detto adesso e del ragionamento che facevate prima sulla scelta delle immagini, tenete conto che l'hashtag sicuramente, se deve rappresentare il vostro progetto, deve essere significativo, e significativo lo diventa in due modi. Innanzitutto tramite l'affermazione, che significa che ogni volta che lanciate un comunicato stampa, un'immagine, un banner, una testata su Facebook, ovunque si parli di voi, deve essere ben chiaro il messaggio, per esempio hashtag nome del progetto, voltare pagina. Significativo significa anche che non può essere, ad esempio, una sigla che non sia comprensibile a colpo d'occhio. Ci sono tante entità, aziende, iniziative che utilizzano hashtag che in realtà capiscono solo loro. Per esempio acronimi, giochi di parole e così via, possono essere utilizzati, ma sono ovviamente più difficili da affermare nel momento in cui non c'è, per esempio, un adeguato background dietro e non c'è soprattutto uno stimolo costante a far associare direttamente la propria realtà a quel tipo di termine chiave. Poi, fra l'altro, il discorso è molto più lungo, lo affronteremo nel dettaglio domani, perché comunque a livello strategico è un elemento importante. C'è anche da dire un'altra cosa: l'hashtag geolocalizzato può essere importante, sicuramente può esserlo, non solo per quello che avete detto prima, e cioè voglio risultare eventualmente all'interno delle ricerche legate a Brindisi, per esempio. C'è però una chiave di lettura addizionale, è una cosa che dico spesso all'interno anche dei corsi online e alla quale tengo particolarmente. Chiunque di noi, anzi, visto che qui dentro ci sono tante persone che scrivono, insomma, che tengono blog, che gestiscono riviste, giornali, progetti editoriali, sapete bene che quando si scrive esistono delle regole di scrittura, e cioè non posso scrivere un paragrafo di 6 milioni di parole tutto insieme senza un invio, un accapo, una cadenza, un ritmo nel testo che vado a proporre, giusto? E che cosa facciamo di solito? Cadenziamo i nostri paragrafi in modo tale che ogni argomento sia facilmente identificativo, giusto? Trucco poi di chi scrive è mettere, per esempio, la parola chiave in evidenza, in grassetto, la frase chiave, diciamo, dargli comunque un rilievo diverso e così via. Finché abbiamo davanti Word non c'è nessun problema, abbiamo il grassetto, abbiamo anche altri elementi che comunque ci possono aiutare a gestire il paragrafo. Sui social la questione è molto diversa, perché? Innanzitutto, chi vi segue online non vi dedica più di quei 2-3 secondi per volta. Pensateci, vi collegate a Facebook, non è che vi fermate a leggere ogni singola notizia che vi arriva dai vostri amici. Quindi questo che significa? Significa che io ho praticamente quei 2-3 secondi, cioè il tempo che gli occhi di uno spettatore si posino sul mio paragrafo, per leggere per essere eventualmente coinvolto in ciò che sto scrivendo, in modo tale da essere spinto a cliccare su leggi di più e andare eventualmente a finire nella mia pagina, nel post, eccetera. Considerando i tempi di reazione, cioè il tempo attraverso il quale l'utente poggia i suoi occhi sul testo e capisce che quell'argomento gli interessa, di conseguenza io me la devo giocare al meglio delle mie possibilità, ma non ho il bold per mettere la mia keyword in evidenza, fosse anche Brindisi. Se io voglio dire al mio pubblico che mi segue in tutta la Puglia sto parlando di Brindisi, non ho la possibilità di mettere il bold. Su Google Plus, per esempio, ci sono comunque dei shortcode, dei codicetti che vi permettono di utilizzare il bold, ma non è una cosa che potete fare in tutti i canali. E quindi come metto in evidenza una parola? Con l'hashtag. Se parlo di Brindisi, per esempio, innanzitutto faccio in modo che il termine Brindisi sia nel testo di presentazione del mio articolo. Immagine, per esempio, come diceva Roberto, me la scelgo bene che sia comunicativa, domani parleremo anche di visual strategy, che sia comunicativa, quell'immagine si porta dietro il mio hashtag, nel testo dirò un nuovo articolo che parla di Brindisi. Brindisi lo metto come hashtag, così l'hashtag è contestualizzato, è coerente con ciò che sto dicendo, mi aiuta eventualmente nell'indicizzazione degli hashtag laddove possibile e, dulcis in fundo,
mette in rilievo il termine chiave Brindisi. E se un utente, scorrendo la sua timeline di Facebook, legge tante notizie, in mezzo a tanto testo nero e tante parole chiave vedrà spuntare Brindisi, perché viene colorato dalle piattaforme. L'hashtag chiaramente diventa un link e quindi viene colorato in maniera diversa, il che lo fa risaltare. Ok? Ultimo appunto, poi ti ridò la parola. Non c'è problema. E sulla questione degli hashtag c'è anche molta confusione. Vedete spesso online che gli utenti, per esempio, scrivono qualcosa e gli mettono padellate di hashtag, iniziando a parlare praticamente di tutto. Brindisi, social media, editoria, giornalismo, vattene a pesca, pesce spada e patate saltate in padella. C'è un problema. Se è vero che l'hashtag serve a mettere in evidenza un contenuto, sia ai fini dei risultati di ricerca, sia ai fini dell'intercettabilità del testo prodotto, più hashtag metto, peggio è. Perché se sono tutti in evidenza le parole chiavi, non lo sarà nessuna. Io infatti solitamente spingo ad utilizzare al massimo 2/3 hashtag, ma contestualizzati nel testo è meglio. Grazie. Perché io così prendo due piccioni con una fava, scrivo il mio articolo, le keyword sono all'interno del testo che ho prodotto, lo contestualizzo all'interno del flusso di ricerca e ho creato comunque un'espressione coerente, significativa ed eventualmente in grado di intercettare, come abbiamo detto, gli utenti. Principio che vale su tutte le piattaforme, ciascuno ovviamente secondo le proprie dinamiche, e che in ogni caso sarà in qualche modo uno stimolo in più per ragionare, e qui chiudo, sulla formula ideale per promuovere un post o un contenuto tramite il testo di apertura. Twitter ha un numero di caratteri inferiore a quello che mette in evidenza Facebook quando voi scrivete qualcosa. Ogni social ha le sue regole. Chiaramente io posso scrivere anche due paragrafi nel post al suo interno, ma devo domandarmi, quando gli altri utenti lo vedono nella coda di aggiornamento, come risalterà questo post? Quindi lo devo scrivere bene, non può essere il titolo dell'articolo, perché ricordiamoci che spesso il titolo dell'articolo è, come posso dire, ambiguo, poco significativo, nel senso che non è detto che l'utente lo capisca solo perché quel titolo è bello. Chi se ne frega se è bello? Dovete scrivere effettivamente un testo di apertura del post che inviti alla lettura. Quindi è un doppio lavoro editoriale, se vogliamo, è un doppio binario interpretativo, se vogliamo, ma ha l'unico scopo di facilitare la comprensione della notizia, del contenuto, il suo potenziale appeal in un mare magnum di informazioni, di testi che vengono buttati lì. Se è vero che la maggior parte delle testate, degli utenti, dei blogger, delle persone che scrivono, prendono e fanno il copia e incolla del loro titolo, dell'articolo, al massimo ci aggiungono poi un paio di hashtag, abbiamo un'opportunità. Significa che chi scrive meglio risalterà di più. Quindi bisogna, ecco perché dicevo prima, razionalizzare questa fase, organizzarla in un metodo di lavoro, termine chiave, espressione chiave molto importante, e contestualizzarla in una nostra strategia. Ah, rubo due minuti, un'altra cosa importante. Perché quando parlo di strategia, non devo dimenticare una cosa. Finché l'hashtag è nostro, va bene. Perché se sono stato bravo con la mia promozione, probabilmente spingerò gli utenti a cercare... Vogliamo trasparenza, no? Com'è? Vogliamo? Che vogliamo? Non mi ricordo il titolo. Che cosa stavate utilizzando? Voltare pagina. Voltare pagina, non era vogliamo. Vabbè, vogliamo trasparenza era un'altra cosa. Voltare pagina deve diventare il mio hashtag, quindi gli utenti sapranno che cliccando su quell'hashtag in tutte le piattaforme spunterò io, perché probabilmente sarò io e al massimo gli utenti che parlano di me ad utilizzare quell'hashtag, giusto? Se io utilizzo Brindisi, invece... Nella coda di aggiornamento usciranno fuori tutti gli utenti che utilizzano l'hashtag Brindisi. Quindi in realtà questa bulimia da hashtag non serve a niente. Perché o voi producete una quantità mostruosa di post ogni giorno con l'hashtag Brindisi, 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 oppure sarà molto facile che, andando avanti nel tempo, anche gli utenti italiani, che oggi effettivamente sono poco educati all'uso corretto degli hashtag, impareranno comunque a dotarsene anche loro.
quindi tutti quelli che scrivono da Brindisi o che dicono o che parlano di Brindisi, automaticamente lo utilizzeranno anche loro. Risultato: io mi sarò sforzato di inserire il termine chiave Brindisi, ovviamente il ragionamento che vale per ogni keyword generalista, ok? Abbigliamento, sport, cucina, tag che vediamo buttati lì, ma io non raggiungerò realmente visibilità. La logica dell'hashtag era nata anche su Twitter, era stata prodotta spinti dalla necessità di essere canalizzati e contestualizzati in un flusso di risultati. Servizio pubblico, voglio vedere chiunque sta scrivendo di servizio pubblico, c'ho l'hashtag e so che saltano fuori una serie di risultati in tempo reale, ok? Quello è un hashtag contestualizzato, significativo ad un momento storico. Hashtag generalisti, come può essere Brindisi, cucina, sport, o parole chiavi che sono molto ricche, alla fine subiscono lo stesso meccanismo che viviamo anche sui motori di ricerca. Per esempio chi si intende di indicizzazione, SEO e quant'altro, sa che spesso giocare sulle parole chiavi più forti, per tutta una serie di dinamiche, non produce risultati concreti, salvo ovviamente particolari situazioni. L'uso degli hashtag sui social funziona esattamente così. Provate per esempio stasera stesso a scrivere un post qualsiasi, mettendogli l'hashtag, che ne so, workshop, social media, sceglietevi una keyword generalista e utilizzatela. Poi andate a vedere su Facebook i risultati della ricerca con quell'hashtag. Se vi va bene, in quell'esatto momento siete i risultati voi, se vi va bene. Allora a quel punto nasce la necessità. Da un lato, se risultate voi, dopo 3 secondi non ci siete più. Esatto, perché ovviamente in tempo reale ci sono altri che scrivono quello che devono scrivere e inevitabilmente vengono letti per primi, ok? Di conseguenza devo valutare, quindi anche quando scelgo determinate keyword, se voglio affermarle devo anche essere conscio di questa dinamica ed eventualmente iniziare a giocare con le keyword come si fa lato Google quando si cerca di essere indicizzati rispondendo alle necessità del navigatore che va su Google e scrive le sue ricerche. Quindi Brindisi per esempio va benissimo, ma ha più senso utilizzarlo con la logica che vi ho detto prima di mettere in evidenza quella parola chiave ai fini della ricerca in tempo reale, della ricerca nel mio flusso di aggiornamenti. Noto il termine chiave Brindisi, mi interessa, ci clicco sopra, ma non aspettatevi che se mettete Brindisi automaticamente sarete sempre ben posizionati. Alla lunga, se siete stati bravi, se avete scelto bene le vostre keyword, probabilmente potreste risultare, perché no? Però, come diceva prima Roberto, ricordatevi che 3 secondi dopo arriveranno, se sbagliate a scegliere la vostra keyword, tanti altri utenti che avranno utilizzato quella keyword. Ultimo appunto e poi chiudo per davvero, sono logorroico ma domani ve ne accorgerete. Chiaramente questo mi spinge a un'ulteriore ultima considerazione. Strategicamente, prima di scegliere gli hashtag da utilizzare in una, diciamo, pianificazione strategica completa, vado anche a scegliere, a valutare bene quali keyword utilizzare. Se io voglio utilizzare una keyword anche tosta e forte, vado a controllare per esempio su Facebook, dove gli hashtag sono nuovi, ok, ci sono da poco tempo, se quella keyword è inflazionata o meno. Se non dovesse esserlo, lì sì che scatta eventualmente la doppia strategia di affermarla insieme eventualmente al mio hashtag personale. Però tutte queste considerazioni fanno parte di un insieme di variabili che sono oggetto di uno studio precedente all'azione. Metodo di lavoro, pianificazione e strategia arrivano prima della produzione vera e propria. A braccio non andate da nessuna parte. Meglio un post significativo di 4 post buttati lì così. Se vi servono 10 minuti in più per creare una grafica coinvolgente, ci sono anche lì delle logiche, delle strategie, domani ne accenneremo, lo posso fare. Mi dedico quei 5-10 minuti in più e preferisco utilizzare un'immagine significativa della frenesia di pubblicare a manetta il primo contenuto che mi passa sotto mano. E i miei operatori, le persone che lavorano con me nella redazione, devono sapere con esattezza qual è la logica studiata a monte dal brand, dalla testata, da quello che vi pare, nell'uso degli hashtag.
Ci dovrebbe essere un documento di 2-3 pagine, rapido, significativo, che gli spieghi come scrivere su ogni social, come mettere in evidenza ogni elemento, al fine, come abbiamo detto prima, dell'affermazione di quell'hashtag. Al fine della coerenza anche nel modo in cui mi esprimo sui social, che è tutto ovviamente parte di un unico organismo, tra virgolette, digitale, che ci rappresenta in quel momento. Ho finito. No, mi ricordavano che avevate diritto ad una pausa caffè, anche perché immagino che ci sia chi ha bisogno di andare in bagno, quindi ci aggiorniamo fra 10 minuti, un quarto d'ora, riprendiamo il discorso dell'hashtag, completiamo questo post, che non è un'operazione così complicata, chiosiamo rispetto ad alcune considerazioni di questa prima fase del workshop, prima di aggiornarci al pomeriggio, credo alle 15 ricominceremo, perché poi il programma prevede una seconda parte di questo workshop dalle 15 alle 19. Ci vediamo comunque fra 10 minuti, un quarto d'ora, se volete potete allontanarvi. Thank you.